Francesca Sacchi? Ecco, siamo noi. Prendi la borsa, Dora. Anche le analisi. È lei Francesca? Sì, è la mia nipotina. Sono 4 giorni che ha la febbre alta. Le ho dato 50 mg di paracetamolo ogni 4 ore, ma non è scesa sotto i 38. Posso vedere l'analisi? Dalle analisi, dottoressa. Sono recenti? Sì, sì, sì. Respira male, ha la gola rossata, ma è da quando è nata che ha problemi respiratori. Non si preoccupi, adesso la visitiamo. Che richiesta mi fate? Che volete? Già, cosa volete da mia madre? Nella sua borsa c'è un flacone di Drasmax, signora. È un potente antiasmatico a base di aminofillina. No, non è vero. Ah, no? No. Signora, è necessario che lei ci aiuti. Ma voi siete tutti quanti matti. Prendi le cose della bambina, io non voglio restare in questo ospedale un istante di più, vieni qua. Dora, tua figlia è sana. Forza. Potrebbe vivere come tutte le altre bambine se non fosse per tua madre. Vieni, amore mio, vieni. Andiamo da un altro dottore, un dottore più bravo. Perché a quel medicinale consiste? Io non ho nessun medicinale, non sono tenuta a dare nessuna spiegazione. Forza, sbrigati, andiamo, dai. Porta via la roba, dai, sbrigati. Andiamo. Dora, apri la borsa. Dora, andiamo? Aprila, Dora, così deciderai a chi credere. No, che fai? Apri la borsa, Dora. Dora, no. Dora, Dora, no. Signora, rimetta a letto la bambina. Rimetta a letto la bambina, signora. Signora, ha ragione ad essere arrabbiata con me. Ma ieri sono stata a Firenze a trovare Alessandra in carcere. E perché non mi hai detto niente? Come sta? Vieni qua a sederti, va. Quando siamo andati noi a trovarlo, era così sciupato. Era. Fisicamente è quello di sempre, ma dentro credo che sia a pezzi. E sei stata affettuosa. Quando erano ragazzi, non si perdevano la manifestazione. E per la pace, per il sindacato, per il movimento studentesco. Finché a un certo punto Armando sente stardito a dire che sto paese è troppo ingiusto, e che bisognava ribellarsi in ogni modo. Insomma, com'è come non è. Un giorno l'hanno incarcerato, con l'accusa di aver partecipato a un'azione terrorista. E Alessandro che c'entra? È che Armando ha detto di aver passato la serata incriminata con Alessandro. E mio figlio c'ha l'unico torto, di aver detto la verità. E cioè che lui quella sera stava a casa a dormire. E senza quell'alibi? Armando è rimasto in carcere fino al giorno del processo. Dove poi l'hanno riconosciuto estraneo alla vicenda. Però a quel punto era come un marchio d'infamia. E tutti continuavano a considerarlo pericoloso. E non ha più trovato lavoro. E quindi è andato all'estero. E da lì Armando e Alessandro non si sono più parlati. No, e Alessandro si è dato pace perché era innocente, lo dovevo aiutare, lo diceva continuamente. E da quel giorno non l'ho più visto sorridere. Fino a quando l'ho incontrato te. Se prima del 1929 mi avessero chiesto «Dov'è Piraino?», non avrei nemmeno saputo rispondere. «In provincia di Messina», avrei detto. Se su quella grande busta gialla che mi recapitarono ci fosse stato il timbro comune della luna, non mi avrebbe fatto maggiore impressione. Delle carte che dovevano essere spedite a me a Firenze furono per sbaglio inviate al podestà di Piraino, che, tra le altre cose, sapeva di me quanto io di Piraino. Nella busta gialla una sua lettera. Il podestà faceva le cose semplici e non lo erano per niente. Decisi di aiutare quel comune che nascondeva gelosamente le radici del mio nome. Lottai con la burocrazia, con la sfiducia e scoprii una parte forte del mio carattere che non conoscevo. Ritorno oggi per l'inaugurazione dell'asilo, dopo una brutta malattia che mi ha costretta a letto per 6 mesi. I ricordi sono di tutti.
Me lo sono chiesta troppe volte in questi anni e sono giunta alla conclusione che bisogna partire dal rispetto di ogni ricordo, qualunque esso sia.